non c'è alcuna possibilità che il Prato vada in pressing e l'Aquila ha regalato un pallone pericoloso perché consente alla formazione di casa di riportarsi ancora all'interno dell'area di rigore. Sacenti ancora con il calcio di punizione, l'Aquila riesce in qualche modo a liberare, Perfetti, la sovrapposizione di Stamilla, riparte l'Aquila con Stamilla che punta il fondo del campo, va Stamilla, brutto fallo di Gori che ferma l'azione, è necessario il fallo di Gori per fermare l'azione. L'Aquila può rifiatare, guardiamo il cronometro, 43 e 55, la festa dei tifosi rossoblù, ma manca ancora tanto, bisogna stare attenti. La sponda di Vieri per Varricchio, sale il Prato con Sacenti, adesso si gioca il tutto per tutto, la formazione di casa, palla lunga, Ruggero riesce a controllare una pallone difficile, Carcione, squadre spaccate, stanchissime, il Prato non ce la fa più, Carcione, si imbola Stamilla, anzi Perfetti, fermato da Fogaroli, grande Fogaroli, bisogna dirlo, una partita eccezionale quella di Fogaroli che da quando è stato espulso Lamma è diventato capitano, va a prendersi adesso lui il pallone Fogaroli, qui l'Aquila ha sprecato un'altra circostanza positiva, Ruscitti con un pallone sporco di Francia, altro fallo ai danni di Max Vieri, ancora punizione per il Prato in una posizione di campo pericolosa. È scaduto il tempo regolamentare, 6 minuti di recupero, c'è da soffrire ancora allo stadio Lungo Bisenzio, 6 lunghissimi minuti di recupero per portare a casa il risultato. Varutti sul tocco corto, destro di Varutti, la prodezza di testa, l'Aquila si è completamente addormentata da quando il Prato è rimasto in 9, adesso calcio d'angolo per la formazione di casa che ci crede, sale anche l'incitamento, tutti nell'area dell'Aquila, Varutti, palla spiovere, testa con la presa. Se ne sono andati i primi 30 secondi del maxi recupero concesso dall'arbitro Aureliano, 6 minuti, che bisogna dirlo, ci stanno tutti per le tante interruzioni. Rinvio lungo di testa, non è granché, il pallone termina direttamente in fallo laterale. E insomma, l'Aquila in questo momento sta soffrendo, sembra paradossale dirlo, ma da quando il Prato ha perso i due uomini per il rossoblù, la situazione è difficile, attenzione, calcio di rigore! Calcio di rigore e cartellino rosso, assurdo finale a Prato, assurdo finale a Lungo Bisenzio, l'Aquila si è addormentata completamente, adesso l'arbitro ha fischiato un calcio di rigore a favore della formazione di casa, beffa incredibile. Beffa incredibile. Al 47esimo minuto, in avanti di due uomini addirittura, espulso Prete. Un finale che davvero, amici telespettatori, è difficile raccontarvi. Sembrava una partita chiusa, finita, decisa dopo la doppia espulsione di D'Agostini e di Lamma, e l'Aquila adesso invece si ritrova ad un passo dal baratro con il calcio di rigore assegnato dall'arbitro, sul pallone va Schenetti, controtesta. Il fischio dell'arbitro, parte Schenetti e il gol del Prato, incredibile al Lungo Bisenzio, 47 minuti sul cronometro, Prato 1, L'Aquila 0, gol di Schenetti. Adesso pubblico in delirio. Non ha sbagliato Schenetti.
L'Aquila ha gettato alle ortiche la partita. Adesso mancano 3 minuti al termine del match, qualcosa in meno. Sale l'incitamento del pubblico di casa e ovviamente il Prato è vicinissimo ad una qualificazione che sembrava insperata. Il tempo scorre, intanto l'arbitro è andato probabilmente ad espellere qualcuno. 49 minuti sulla carta, ne mancano 2, vediamo se ci sarà un supplemento di recupero. Ancora non si riesce a riprendere il gioco. Adesso i tifosi dell'Aquila cercano di scavalcare, qui si rischia qualche contatto perché gli animi sono davvero caldi. Il gioco intanto è ancora fermo. Il gioco è ancora fermo. 50 minuti sul cronometro, sulla carta ne manca 1. Al termine della partita ci sarà inevitabilmente un supplemento di recupero. Adesso tutti avanti, giocatori rossoblù. Piccioni, attaccato Piccioni, calcio di punizione per l'Aquila. Tutta la formazione rossoblù adesso si porta all'interno dell'area di rigore del Prato. Secondi al termine dei 6 minuti di recupero. Calcio di punizione battuto da Carcione. Cross di Carcione completamente fuori misura. L'Aquila butta al vento questa buona occasione. Davvero incredibile quello che abbiamo visto a Lungo Bisenzio questo pomeriggio, che resterà comunque impresso nella mente dei tifosi aquilani per molto tempo. Una beffa incredibile, ma ripetiamo, la sensazione è stata quella che l'Aquila ha smesso di giocare subito dopo la doppia espulsione di Lamma e di D'Agostini. Ancora un calcio di punizione, sempre Carcione che prova a mettere il pallone all'interno dell'area. Ruggero libera in qualche modo Vieri. Prete, perfetti. Palla ancora scodellata al centro dell'area. Di Francia, palla dentro, gol! Stavilla! Stavilla! Il gol di Stavilla, incredibile! 52 sul cronometro. 52 sul cronometro. L'Aquila pareggia. Vanno a festeggiare i tifosi rossoblù il pareggio di Stavilla, l'inzuccata vincente. Incredibile finale a Lungo Bisenzio. Il gol di Stavilla riporta i rossoblù in paradiso dopo che erano stati all'inferno, dopo il rigore di Schenetti. E adesso esultano i tifosi rossoblù, un pareggio che sembrava insperato dopo il rigore di Schenetti. Palla in fallo laterale, 54 minuti sul cronometro della partita.
La rimessa di Stamilla. Galli difende il pallone, poi lo calcia lungo Onesti. L'arbitro fa giocare ancora, palpitanti minuti finali del match. Pazzagli, Fogaroli, l'arbitro fa giocare ancora, siamo al nono minuto di recupero. Schenetti, Vieri, cross di Vieri, libera la difesa dell'Aquila, Barutti, è il gol di Barutti. Il gol di Barutti, incredibile, mai visto il finale, un finale del genere. L'Aquila perde, l'Aquila perde. Il Prato va a giocarsi la finalissima. Intanto c'è qualcuno che tenta di aggredirci. Finisce la partita, il Prato va in finale. Beffa tremenda allo stadio Lungo Bisenzio. Il Prato va in finalissimo. È tutto dallo stadio Lungo Bisenzio, un finale incredibile. Un saluto da parte di Stefano Dascoli, anche per conto del regista Ugo Colista. I playoff di calcio L'Aquila Prato sono solo su Onda TV. Buona visione da Reale Mutua Assicurazioni. Il tuo computer è da buttare? Portalo da Computer Discount in Viale Don Bosco all'Aquila. Fino al 19 giugno te lo valutiamo 100 euro se acquisti un nuovo PC Crown. Computer Discount L'Aquila, tifa per il rosso-blu. È qui.